Vi parlerò questa sera della forza dell'amore. Oggi è il 12 del mese 5. Il 12 rappresenta tutta la combinazione tra la Trinità di Dio in unità e Trinità di Dio. Ma è qualcosa di profondamente legata, connaturata con il mio essere, di me romano, che poiché è Dio che dà un nome a tutti e il mio primo nome è romano e vale 66, avendo 2 6 è in un certo senso 6 più 6, 12, e rappresenta quindi nel 12 la somma del 66, la sommatoria del 66, che è poi la sommatoria del 12, se e solo se al primo nome romano si aggiunga un secondo nome che valga 78 e sia sommatoria del 12. Infatti 78 è 1 più 2 più 3 più 4 più 5 più 6 più 7 più 8 più 9 più 10 più 11 più 12. Come romano è tutto ciò salvo l'ultimo 12. Infatti vedete bene che tra il 66 e il 78 c'è proprio la differenza di 12. C'è la differenza di 12 e la somma del primo nome sommato al secondo è 144, che è un piano, leggilo pure come progetto, che sia fondato su 12. 12 moltiplicato per 12 uguale 144. Di conseguenza, oggi, che è il 12, abbinato a quel 5 che è il mediatore di un romano che risulta proprio nella Bibbia, descritto per filo e per segno, giorno, mese, anno di nascita e interamente tutto il nome, tutto il codice fiscale addirittura, con quel 5 che fu la mano in cui si realizzò la mano di Dio, di un Dio chiamato Romano. Ma Romano e integrato con Amodeo è un nome talmente caratteristico sotto il profilo dell'unità e trinità di Dio che se prendiamo le prime 3 lettere del nome e gli aggiungiamo la quarta del cognome nella prima, oppure facciamo viceversa, prendiamo le prime 3 lettere del cognome e ci aggiungiamo l'iniziale del nome, abbiamo rispettivamente Amor, impostato su Amo, Deo, Romano, Amor. Se invece prendiamo 3 di Romano, Rom, abbiamo un disperato, un disgraziato, addirittura di popolo, il popolo Rom di oggi, che è un popolo pellegrino che va in giro per il mondo, che non ha casa, che non ha patria. È proprio la rappresentazione trina di un Dio presente in un romano che è talmente giù, disperato, senza patria, senza luogo, senza nulla, l'ultimo degli ultimi, come popolo, il popolo dei Rom. Però aggiungendoci la A del cognome Amodeo, Rom diventa Roma, la onnipotente Roma, che è così forte che riesce nell'apogeo della sua potenza a uccidere il figlio di Dio, Gesù Cristo, ucciso da Roma. Ma come già era accaduto per la Grecia, lo sapete, il detto
la Grecia presa prese a sua volta il fiero conquistatore, e la Grecia, che era piena di luce, piena di valori, di filosofia, di amore per la sapienza, che aveva sviscerato la questione dell'essere in tutte le forme, della logica, della filosofia, della... conquistò Roma. Allo stesso modo sarebbe accaduto per l'amor ucciso da Roma. Quando un grande santo, San Tommaso d'Aquino, si pone il problema relativo allo Spirito Santo e dice che questo Spirito Santo è una espressione, in un certo senso, che non dice la vera consistenza dello Spirito Santo, e indagando con la sua grande fede, per la quale a ogni uomo pieno di vera fede era impossibile non scoprire tutto. Ebbene, quando questo santo, cercando di indagare sul nome dello Spirito Santo, arriva a dire che lo Spirito Santo ha un nome proprio e si chiama amor, ha definito quell'amor che è presente in me e che si esprime attraverso la realtà che si è manifestata realmente nella mia vita. Io vi voglio descrivere questo amore di chi è preso e prende e conquista, ma in un modo non convenzionale, non in quel modo accattivante che forte con la forza conquista e vince. Quell'altro amore che con l'arrendevolezza, con il permettere a chi ti crede un nemico di abusare di te fino ad ucciderti, di permettergli di salvarsi, è il massimo amore che Dio possa rappresentare nei confronti di chi invece tenta di ucciderlo. La salvezza voluta per chi cerca di ucciderti è quella cosa che in Gesù apparve quando, sul finire della sua vita, raccontano che abbia detto: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quello che è accaduto in me è stato diverso. In me si è presentato proprio quello spirito paraclito dello Spirito Santo, proprio nel mio nome, Amodeo Romano, come amor, che pone in primo luogo il cognome di appartenenza, Trinitario, come quell'amo che lo troviamo in Adamo, come il fine a cui Adamo è rivolto. E c'è proprio la convinzione di un movimento in quel Adamo, perché Adamo scaturisce per volere di Dio da se stesso Eva, e Eva indica, in questa lingua italiana che ha il valore essenziale, che racconta il vero, Eva indica e va, e va, si muove, come Adamo va verso un finale amo, che è l'inizio come la fine, così è anche Eva, e va a Varese, perché nato a Salerno, romano, chi vi parla, che non è un ente vivo di per sé, è unicamente un relatore, uno che vi racconta una verità
che è contenuta in se stesso e che vi racconta. Non si dichiara possessore di questa verità, è soltanto chi umilmente ve la riporta senza aggiungervi alcunché di suo che possa disturbarla, vanificarla. È proprio quella presenza di un niente che, essendo un niente, non aggiunge proprio niente alla verità che è il suo contenuto. E ve la riporta così, piana, pari pari come essa è, senza il filtro del mio ego, perché il luogo in cui nasce Dio per la religione occidentale che si imposta sulla Bibbia è l'Egitto, e il nome di Egitto, laddove è Dio che dà nome a tutte le cose, rimanda a un ego, ossia all'io di un romano mostruoso nel suo ego, che però è anche un io italiano, ed è un eg io, ma è un io italiano con due T dentro, con due croci dentro, tanto che eg io diventa Egitto. L'Egitto è il luogo natale di un Dio che è un ego romano e un io italiano con due croci dentro. La croce di Dio è la croce assunta da Dio nel popolo di Dio. I dodici che arrivano in Egitto sono i dodici del giorno di oggi in cui io vi racconto come io concretamente abbia affrontato nella mia vita reale la questione dell'amore. Chiarito che per una certa serie di indicazioni che esistono in tutto questo libro, in relazione alla nascita, agli spostamenti, tutta la mia vita di romano è scritta qui dentro, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, ma non solo qui dentro. È scritto nella realtà attraverso il mio nome, è scritto nelle religioni di tutto il mondo attraverso tutti i nomi che Dio ha avuto nel passato. Per esempio, nel filone delle tre religioni nate dal ceppo di Abramo, che viene Ab er Amo, cioè da romano Modeo, e il cui padre si chiama Terra, ossia te, romano Modeo. Nel ceppo di Abramo abbiamo quella radice del Dio duplice che c'è in romano, perché romano uguale 66, laddove la vita di Gesù è 33, rappresenta in se stesso la doppia vita di Gesù, 33 nel suo anno di vita. Romano è 66 nel titolo della nomenclatura assunta per volere di Dio dalla sua persona, rappresentativa del popolo di Dio che sarà chiamato Israele, perché nella lingua del mondo di oggi Israele significa è, is è la terza persona del verbo essere, to be in inglese, is è, ra romano modeo, Dio, ele, il vecchio ele dell'Elohim, del Dio tradizionale che c'era nel nome di Elohim al principio. E quando nella Bibbia a Giacobbe viene assegnato il nomignolo, l'attributo di Israele, è perché ha lottato con Dio. Quello che è nella mia persona, la condizione caratteristica, è la lotta a tu per tu con Dio.
l'avete vista, è nel mio stesso nome. È Roma che uccide l'amor ed è l'amor che cede a Roma. C'è una duplice presenza, una è trina, a seconda che si consideri un nome proprio o l'appartenenza a una famiglia, a un casato. Ebbene, come io ho amato realmente nella vita? Poniamoci questo problema e me lo pongo io assieme a voi per potervi dare delle indicazioni sulle scelte reali fatte da me nell'arco della mia vita. Quando io ho incontrato nuovamente una grande convinzione della verità di Gesù, al di là della mia, perché mi sono convinto che il mio Egitto, che era finito poi afferito nella nascita di uno spirito fidi Eli, nell'io di un romano con due croci, io mi ritrovavo a lottare contro Dio, perché gli opponevo quello che tutti gli uomini oppongono a Dio, la sua apparente autonomia. Sembra che io sia libero di decidere le cose che io faccio e quando io voglio che esse siano fatte, esse sono fatte. Se per esempio io ora mi pongo un test, vediamo se sono libero oppure no di volere. Che cosa pongo come verifica? Ecco, questo pennarello. Io ce l'ho a una certa altezza. Sono libero di farlo cadere oppure no? E allora, se io voglio farlo cadere, riuscirò a farlo cadere? Ci provo. Ecco. Ho voluto che cadesse, ho aperto le mie dita e è caduto. Sono riuscito a mettere il mio desiderio, il mio volere, traducendolo in un atto reale di movimento. Il pennarello è caduto dalle mie mani. Io avevo deciso di volere che cadesse, ho potuto far sì che questo cadesse. Dunque io sono libero, io sono autonomo. E se Dio, anche Dio, mi venisse a dire io non voglio che tu lo faccia cadere e me lo dice, Romano, non far cadere il pennarello, e io provo a questo punto, messo di fronte al comando di Dio di non far cadere il pennarello, e provo a volere che il pennarello cada, ecco, io ho voluto che cadesse, il pennarello è caduto e la volontà di Dio è andata a farsi benedire. Allora che Dio abbiamo noi? Un Dio che non c'è, che se mi ordina mi ha dato il libero arbitrio di fare e disfare come io credo. E di conseguenza abbiamo 7 miliardi di uomini oggi e 7 miliardi di creature creano liberamente la loro vita. Ma andiamo a leggerci il Decalogo. Il primo punto del Decalogo dice: io sono il Signore Dio tuo e non avrai altro Dio fuori che me. Essere Dio significa essere il creatore supremo. Dire non avrai altro Dio fuori che me significa che anche se sembra che ci siano 7 miliardi di creatori della loro vita, è pura apparenza. Perché il creatore fondamentale ha creato degli apparenti creatori
tutti disegnati da lui nella loro apparente libera creazione. Voi dite, ma no, è impossibile, come si fa? È semplice. Mettetevi nei panni di un Alessandro Manzoni che decide di scrivere una sua opera che dipenda totalmente dal suo volere, e creati dei personaggi secondari, per esempio Don Abbondio, gli fa compiere delle vere e proprie ingiustizie e abusi e abuso di potere che vanno oltre il suo compito che aveva di sacerdote che celebra i matrimoni, e si oppone a che i promessi sposi si sposino. Sembra che si opponga con la sua capacità di opporsi, ma questa capacità non c'è, è soltanto il Manzoni che l'ha descritta, e quando la leggiamo scritta il personaggio del Don Abbondio acquista una specie di autonomia secondaria che esiste tutta nell'opera. Quando decidiamo di dimenticarci che tutte le azioni, tutti i gesti che accadono in questo romanzo sono tutti decisi dal Manzoni, perché il Manzoni li ha descritti mentre erano organizzati, pensati e compiuti tutti da lui, come se fossero compiuti, descritti, fatti tutti dal personaggio. Allora, se Dio, che è il mio creatore, ha creato un personaggio che sono io, e che di fronte a questo quesito faccio cadere liberamente questo pennarello oppure no, succede a questo personaggio secondario descritto da Dio che il personaggio lo faccia cadere, certo che sembra che sia un'autonomia del personaggio. Tutti i gesti di un personaggio in un'opera sembrano opera del personaggio. Ve l'ho detto, Manzoni sembra che abbia conferito a Don Abbondio il potere di agire come vuole lui, tanto da negare il matrimonio. Chi nega il matrimonio a Renzo e Lucia? È Don Abbondio? È il Manzoni. Attraverso il suo personaggio creato da lui, di un Don Abbondio che lo nega. E allora io cosa sono? Un personaggio creato da Dio con questo problema, la cui apparente libertà, che sembra la mia, mi è stata descritta tutta quanta da Dio, dal mio creatore, anche se sembra mia. Io faccio la mia prova, ma io, confinato in questa storia descritta da un altro che si nasconde, è un Dio, causa assoluta, che nel presente non si mostra se non attraverso i suoi effetti, la sua relatività generale, per cui tutto sembra relativo tra le cose. Ma se le cose sono relative tra di loro, è perché c'è un assoluto cui sono riferite. Voi forse fate fatica a capirlo, ma io questa relazione ve la voglio far capire in termini semplici. La relazione di uguaglianza A è troppo una lettera che non si riesce a calcolare. Prendiamo un numero, 5 uguale 5. È chiaro, è una verità questa, che 5 uguale a 5. Secondo voi, che cosa ho a disposizione? Questo 5 verificato da quest'altro 5? O ho la necessità che esistano tutti e due? Se questo è uguale a questo, questo è condizionato, lui pure, all'uguaglianza a quest'altro. Ci devono essere tutti e due, se no a che cosa è uguale? Però
la matematica, l'algebra, ci consente di prendere questi due valori uguali tra di loro e di spostarli da un membro dell'equazione all'altro membro. E vediamo che cosa succede. Se il 5 da un membro va nell'altro membro, è costretto a cambiare segno, è costretto a divenire meno 5. Perché? Il 5 tolto dal primo membro lascia 0, e lo 0 è uguale a 5 meno 5. Quindi se 5 se ne va e lascia proprio 0 il primo membro, quando passa dall'altra parte deve essere per forza meno 5, perché solo 5 meno 5 è uguale a 0. Ma c'è anche un altro caso in cui il 5 non si sposta nel numeratore, ma va nel denominatore, va a costituire il tempo dell'altro. Ossia, si sposta nell'altro termine divenendo un divisore del 5, tanto da avere 5 diviso 5. Allora, nel primo membro rimane 1, perché è soltanto 1 che è uguale a 5 quinti. E vediamo che quando il 5 si sposta nell'altro membro e passa sotto, non abbiamo 0 nel primo termine dell'equazione, ma 1. Ma ci rendiamo conto che 0 e 1 sono sempre il significato di quanto è nel primo membro e si sposta. Se si sposta nel numeratore deve cambiare segno, se si sposta nel denominatore non lascia 0 ma lascia 1 nel valore del primo membro. E ci rendiamo conto che a questo punto abbiamo espresso la realtà dell'esistenza come uno assoluto zero, perché sommando i due, e lo possiamo fare quando li mettiamo nello stesso membro, diventano 5 meno 5, diventano 0. Se noi prendiamo quello che è opposto in campi, come la materia e l'antimateria, e la mettiamo insieme, svanisce, diventa 0. Perché tutte le volte che noi prendiamo gli opposti e li mettiamo insieme tra di loro, sempre nel numeratore, ogni valore n subisce la sottrazione di un meno n e si azzera. Chiarito che la nostra realtà, che sembra binaria, in effetti non è zero, solo perché noi, anziché mettere sullo stesso livello le quantità opposte, le teniamo separate da due campi, e siamo ben attenti, non noi, la natura, a non farli entrare in comunione, in contatto, perché altrimenti positivo e negativo si annichilirebbero. E invece di presentarsi a livello di valore uguale, si presentano in contrapposizione. E facendo in questo modo, poiché le quantità sono uguali, mettendosi una sull'altra come un rapporto n su n, il valore che esiste per questo rapporto è 1. E quindi noi, quando ci regoliamo sul valore 1, è semplicemente perché creiamo una relazione tra gli opposti. Ma siamo anche nell'altra condizione quando li mettiamo in contatto diretto tra di loro, e allora diventa 0. E componendo questi due modi di risolvere l'equazione tra enti uguali, quello che determina il valore di 0 e quello che determina il valore di 1, noi creiamo la possibilità di rappresentare
il significato essenziale, ideale, in un modo oggettivo. Siamo realmente in grado di fare quello che fa un creatore di un film, un cartone animato, che senza avere a disposizione niente altro che la capacità di un disegno, lo esprime in un modo digitale, ossia appoggiato soltanto alla possibilità rappresentativa di un 1 e di uno 0, e alternando in un modo regolato da regole assolute le rappresentazioni, è possibile creare una stringa 1 1 0 0 1 0, come se fosse un messaggio fatto a segnali Morse. Anche col segnale Morse di punto e linea si può esprimere una frase, un concetto, un valore ideale che si trasforma in un vero e proprio messaggio qualitativo. Ecco, l'uomo è capace di fare una roba del genere. Parte da un puro ideale e traduce il suo ideale in un film che voi poi andate a vedervi al cinema e fruite della sua capacità di immaginazione e di servirsi semplicemente di questi due strumenti, 1 e 0, strumenti matematici ma potentissimi, perché appunto sono in grado di creare qualunque cosa. Quando l'uomo affida ai due valori 1 e 0 il compito di rappresentare tutto, certo un mondo binario, vero perché un termine è uguale veramente a quell'altro. Sulla base di questa verità, essa si risolve in 0 uguale l'uno meno l'altro, oppure 1 uguale l'uno diviso per l'altro. A seconda dei casi in cui valga la sintesi che annulla tutto, oppure la relazione tra gli opposti, intervallando queste due pure e semplici condizioni ideali che non hanno niente in se stesso, ma sono elementi tali che, mettendoli in un certo ordine e avvalendoci di una certa regola chiamata software, ecco che questa sequenza di 1 1 0 0 diventa un film di animazione e voi siete coinvolti nello spettacolo dinamico di un evento lieto, felice, infelice, che coinvolge il vostro spirito, e l'ideale del creatore si è trasferito nel vostro ideale, che è diventato consumato da voi, mentre il creatore lo aveva prodotto affinché voi lo consumaste. Ecco, a questo livello è Dio, crea un prodotto che deve essere consumato da tutti. Non ha discriminazioni Dio, ha un amore veramente di tipo paterno, che crea un figlio e gli dà apparente libertà, gli fa compiere atti apparentemente autonomi, ma lo controlla affinché non compia mai gesti letali nei suoi confronti. Un buon padre lo fa, e così certamente fa Dio nei confronti nostri, ci segue. E quando infine ci prende, è perché il compito affidato al nostro personaggio si è compiuto. È un compito lungo o breve, non interessa, di un certo tipo o dell'altro,
ma attraverso ogni personaggio il creatore persegue un suo scopo. Così come fa Manzoni, che attraverso Don Abbondio persegue quello scopo di rendere difficile le nozze tra Renzo e Lucia, che assegna al personaggio dell'innominato il garante, che è lì, l'eminenza nera, che poi si converte. È un disegno. Dio fa un disegno, lo attira in sé e lo elimina. Dio lo può fare, lo fa e lo disfa. Dopo di averlo fatto come disegno, lo fa rientrare in sé. E noi, collocati lì, mentre rientra a zero, lo vediamo farsi. E siamo coinvolti nel tentativo di esercitare lo scopo divino, che è quello di farci provare amore. Perché è vero quello che diceva San Tommaso d'Aquino. Lo Spirito Santo è amore e desidera coinvolgerti nell'amore. Che tipo di amore? Ecco, vediamo che tipo di amore sono stato indotto io a compiere quando mi sono convertito a Dio, ammainando interamente bandiera. Io non punto più assolutamente al prestigio di Romano Amodeo. Romano Amodeo è un servo che deve mettere la sua reale esistenza a servizio di Dio, deve fargli da servo, ha la realtà e come condizione reale può veicolare l'ideale. E io mi sono messo a servizio del valore ideale dell'amore. Ecco, questo era il momento di oggi. Di oggi 12, che è nel segno di questo amore sostanziale, del 4 che si incontra con il 3, della Trinità di Dio che si lega all'unità e Trinità di Dio, e con 3 per 4, 12, determina tutto il complesso. L'amore è un argomento complesso. Se voi pensate che è una cosa assai semplice, siete fuori testa. Avete fatto l'esperienza certamente di un amore che è inteso come un bene prezioso, che se è potenziato e nascosto, avvalorato come qualcosa di prezioso, un altro è indotto a cercarlo. Mettiamo due amanti, un uomo e una donna che giocano a questo sentimento. È chiaro, se tu fuggi, ti insegue. Se insegui, tu ti fugge. L'amore è qualcosa che non si può fare acchiappare. Fa il prezioso, ed è veramente un bene prezioso. Ma perché l'uomo, quando ama davvero, è la volta che non si rende prezioso, perché si mette a servizio interamente dell'altro, al punto che l'altro lo usi e lo abusi, tanto è l'amore di uno perché sia fatta la volontà dell'altro. Questo è l'amore, abnegazione. Tra due interessi, il mio e quello del mio amato bene, deve valere l'interesse del mio amato bene. Mi ama, bene, sono contento. Mi odia, devo accettarlo, non posso recriminare, devo amare il mio amato bene anche se non prova amore per me. È tanto più alto il mio amore vero
per l'altro se l'altro mi odia anziché amarmi. Perché allora è chiaramente un amore disinteressato per il tuo nemico, per chi tenta di ucciderti, e tu vai lì come pecora che va tra i lupi per essere divorata, per farti fare di tutto. Ti piace martoriarmi? Fallo. Ti piace amarmi? Meglio, sono lieto anche io. Ma se tu vuoi agire contro di me, se mi dai uno schiaffo, amato bene mio, ecco, se tu provi questa gioia nel darmi uno schiaffo, provane ancora, dammene un altro. Voi credete che questa posizione sia la posizione di un sottomesso, di un succube, che nella logica dell'amore, secondo voi, l'amore è valido quando è un amore conquistatore. Vi sbagliate, sapete. L'amore è veramente valido quando è martoriato e continua ad amare. Io amo coloro, e siete tutti voi che seguite i miei video, vi amo profondamente come miei figli, ma talora mi vedo insolentire e mandare a quel paese e mi sento dire: cosa hai fumato oggi? Che pazzo che sei? Eccetera, eccetera, vaffanculo. Ma perché? E perché non avete capito? Semplicemente per questo. Non avete capito che io desidero che voi siate liberi nei miei confronti. Siate costruttivi nei miei confronti. Siate liberi nei miei confronti. Sono io a darvi carta bianca contro di me. Perché io voglio che siate liberi. E voi ce l'avete contro uno che vi vuole dare libertà. Siete voi i pazzi. Perché trovandovi finalmente davanti uno che non cerca di conquistarmi, ma che si mostra come terra che voi potete calpestare, che fate? La calpestate. E essendo una libertà che io stesso vi ho dato, voi non potete pensare che io sia amareggiato se poi voi la calpestate, questa mia povera persona. Sono io che vi metto in condizione di essere liberi così in questo confronto con me. Voi invece pensate che state vincendo una battaglia, che mi oltraggiate, che colpite chissà quale mio senso proprio. State sbagliando tutto. Io non ho amor proprio. Io sono un servo vostro. Sono un ideale dell'amore che per voi è un amore che non significa niente, perché l'amore deve essere forte, deve essere capace di conquistare. L'amore forte è l'amore che riesce a resistere anche di fronte a chi non lo ama. Questo è l'amore forte, l'amore che non è condizionato dall'amore o dall'odio vostro e continua ad amarmi anche se voi mi odiate. Questo sì è amore, un amore che non dipende minimamente dal bene o dal male che voi abbiate nei miei confronti, perché che mi vogliate bene o mi vogliate male, io seguito a volervi bene. Chi è più forte tra di noi? Il mio amore o il vostro odio? Voi credete che conquistate qualcosa odiando me e ingiuriando me, come se io
fossi affranto dall'oltraggio che mi fate. Ma certo, io sarei affranto, sarei oltraggiato se io fossi come voi. Ma io non sono come voi. Io sono quell'amore che voi non valutate proprio nulla. Dite, ma che cavolo è questo amore qui? Quello di uno su cui tu puoi fare di tutto. Quello è solo un cretino. Perché quando vai da lui e gli dai uno schiaffo e lui dice dammene un altro, e quello è un cretino, si deve difendere, che cavolo, lo attacchi e lui ti dice sei contento, ti ho fatto fare quello che volevi. E come ti ho fatto fare? Sono io che ho voluto farlo. No, mi dispiace, tu sei stata la persona debole che hai ceduto alla mia disponibilità a farmi maltrattare. Il debole sei tu che mi maltratti, non io che volontariamente, deliberatamente ti ho messo in condizione di maltrattare me. Il mio amore è forte, il tuo rancore, il tuo odio è una schifezza. È qualcosa che non conta nulla, perché tu lo credi potente, ma è costretto alla mia arrendevolezza, ed è la mia arrendevolezza che vince su di te, non la tua violenza che vince su di me. Ecco, questo è il porsi vero dell'amore. E io, nell'arco della mia vita, sono stato così. Quando, ripeto, conquistato da Dio, e avendo deciso di dargli spazio al 100% in me, ho cessato di lottare per me e ho cercato di far trionfare proprio quell'amore che diceva Gesù. Gratuito, che non pensa a sé, che si sacrifica, che serve. Perché? È il servizio la cosa più importante che possa essere il giudizio sulla tua vita. Sei servito a qualcosa, non sei vissuto come un evento che non ha significato proprio niente. No, sei servito. Senza il tuo servizio, quell'imperatore che credeva di essere forte perché si serviva di te, sei tu che lo hai portato sulle tue spalle. Il vero forte eri tu e non il tuo imperatore. Quel tuo imperatore che sembra forte è forte solo se è il suo esercito che lo porta su. Perché perfino Giulio Cesare, quando non si ritrova più portato e difeso dal suo esercito, nelle sue poveri idi di marzo soccombe con tutte quelle pugnalate che abbattono l'uomo con tutta la schiera degli eserciti che aveva, ma lì non c'erano. Vedete, quando un imperatore, per potente che sia, non si avvale della forza di quelli che lui giudica deboli sudditi, crolla. La forza di un regno sta in chi lo serve e non in chi lo domina. Il vero forte è il servitore, non il padrone. Il padrone semplicemente dispone di lui e sembra grande se ha la fortuna di avere questi che gli servono e gli danno forza. Quando la vita è vissuta con questo scopo, che serva a qualcosa, certo che sembra essere la vita di un servitore. Ma guai se non ci fosse questo servitore. La vita umana sarebbe vissuta, e forse era meglio che non vivesse, perché a cosa è servita? Vedete,
Se però le cose fossero solo legate a questo primo tratto della vita e non fossero legate a un amore complesso che c'è qui e dall'altra parte della nostra esistenza, una esistenza divisa in due valori opposti, su due membri, su due facce della medaglia, un fronte e un retro, un testa e una croce. Sono facce opposte e ti mostrano cose opposte. Da una parte abbiamo la faccia della nostra vita, è la faccia in cui in apparenza domina la forza, chi è forte si impone, in bene e in male. Questo mondo è chiaro dominio della forza, e la forza, ripeto, può agire nel bene e nel male. Ora, visto questo, vediamo in che modo, in questo lato della vita, dominato dalla forza, nel mio caso sia stata la forza dell'amore, ossia la forza di chi cede all'altro. Io, partendo dai miei beni, li ho messi a servizio del mio prossimo. Per 12 anni esatti, tutti coloro che hanno lavorato sotto l'azienda creata da me hanno guadagnato a ogni fine mese del denaro fresco che gli è servito per pagarsi tutto quello che era necessario si pagassero nella vita. Io sono partito avendo un certo quantitativo di beni. Io perdevo e usavo il mio denaro affinché lo avessero gli altri. Io poco alla volta, nel giro di 12 anni, ho consumato tutto il bene che io avevo affinché gli altri acquistassero il bene che io perdevo. Io ho lavorato in perdita per 12 anni affinché chi dipendeva da me lavorasse guadagnando per la vita. Che amore è questo? Un amore che è andato in contrasto immediatamente con la mia famiglia, perché io mi sono ritrovato nelle condizioni di essere il marito di una consorte che, come dice il termine, consorte, patisce la stessa sorte. Di conseguenza, se io mettevo a repentaglio i beni miei, li mettevo anche della mia consorte. Ero libero io di agire personalmente, guidato da Dio, in un certo senso trascurando le questioni e le pressioni che io ricevevo dalla mia consorte, la quale ci teneva a che la nostra famiglia avesse il frutto del suo lavoro, e non che perdesse perennemente quello che aveva in virtù di altri. Mia suocera mi diceva: Romano, ma tu parli tanto e tanto del fare il bene agli altri, ma noi chi siamo? Ti rendi conto che tu, facendo bene agli altri, non lo fai solo con le cose tue, ma con le cose della tua famiglia, perché tu non sei solo, tu hai una famiglia e tu stai sacrificando non solo te, ma te e la tua famiglia. Che razza di amore è il tuo?
verso la tua famiglia, che la coinvolgi in tutti questi guai, che se li assumessi tutti da te, posso anche capirlo, sei libero, ma tu sposandoti hai assunto un obbligo verso la tua compagna, verso la tua sposa. Che vita fai fare alla tua sposa? Ecco, questo è un punto delicato dell'amore. Quando l'amore è talmente convinto della necessità di servire al prossimo chi è nella tua famiglia e chi capisce questa soprannaturale esigenza della persona di servire al suo prossimo. È il caso del Vangelo, di quando Gesù, che stava parlando ai suoi apostoli, riceve la visita di sua madre e i suoi cugini, che la Bibbia parla i suoi fratelli. Arriva Maria e i suoi parenti e vogliono incontrare Gesù, ma Gesù è lì al centro di una discussione tra lui e i suoi discepoli e si fa fatica a parlare con Gesù. Allora arrivano alcuni da Gesù e dicono: Gesù, c'è tua madre e i tuoi fratelli fuori che vogliono parlarti. E Gesù disse: chi sono mia madre e i miei fratelli? Chi fa la volontà del Padre mio è mia madre e mio fratello. E mise, pensate un po', da parte la madre di Dio. Gesù, il figlio di Dio, si comportò con sua madre, allontanando sua madre in virtù del bene che lui faceva ai suoi piccolini, quei suoi piccolini lì che prendevano alimento dalle sue parole, erano più importanti, perché lui serviva di più a loro di quanto potesse servire a sua madre. A cosa serviva Gesù a sua madre? Invece, chi pendeva dalle labbra di Gesù, chi seguiva la sua parola, chi era attento alle indicazioni che dava Gesù, questi è mia madre, mio fratello e tutta la mia famiglia. Per cui quando io, nei confronti di una situazione analoga, mi sono visto agganciato da pressioni dello stesso tipo, io ho avuto un bene così limpido e chiaro verso chi potevo servire, che ho prediletto chi potevo servire, a costo che chi mi amasse, se veramente mi amava, prendesse la sua croce per questo amore e mi seguisse sulla croce che io avevo deciso di assumere per il bene indiscriminato di tutti i piccolini che dipendevano da me. Questo è vero amore, non l'amore fatto di complicità, fatto di tutte quelle lotte di simpatia in cui uno si rincorre e l'altro scappa, nella tensione di una conquista. L'amore vero è quello che è disarmato, che cede alla violenza, che si fa fare di tutto, che ha fede in Dio, al punto che se Dio gli manda un avversario, un lupo, che lo vuole sbranare, si fa sbranare, non si oppone neppure al lupo. Voi dite: ma in questo modo chi vive, chi sopravvive? Bisogna difendersi. Gesù stesso ha detto: siate prudenti come serpenti, non siate ingenui, cercate di evitare il male, il pericolo.
anche se io vi mando tra lupi. Siate astuti come il serpente. E Gesù più di una volta loda l'astuzia umana. Quando? Quando raccontò una parabola. C'era un signore che aveva un amministratore che amministrava tutti i suoi beni, però era un ladro e faceva i suoi affari con il denaro del padrone. Quando il padrone lo venne a sapere, lo chiamò e gli disse: amico, io ti tolgo l'incarico perché tu sei un amministratore disonesto. Da domani tu delega tutto il tuo compito nelle mani di un altro e non sei più l'amministratore. Allora lui, sapendo che il redde rationem cominciava domani, chiamò tutti coloro che dovevano danaro o beni al padrone. Ne chiamò uno e gli disse: tu quanto devi al padrone? 50 barili di olio. Cancella, scrivi 25. Poi venne un altro: e tu cosa devi? 80. Scrivi 40. Insomma, disonesto come era, si fece un sacco di amici tra coloro che favorì nell'ultimo momento in cui poteva favorirli. Gesù dice: quel padrone, venuto a conoscenza, lodò l'amministratore disonesto perché era stato astuto. E Gesù completa: uomini, fin quando godete del danaro disonesto, perché è fine a se stesso, usatelo, perché purtroppo sono in maggior numero i disonesti quelli che sanno fare un uso sapiente del denaro. I figli della luce non hanno questa astuzia, sono dei bamboccioni, sono dei sempliciotti, sono dei poveri di spirito. Ma in altri momenti Gesù aveva detto: beati sono costoro, beati sono tutti quelli che la prendono in quel posto lì. Perché? Perché ora sono abbassati e saranno alzati. In questo mondo noi stiamo vivendo una parte negativa, tanto che più negativa è adesso, più positiva sarà dopo, perché le cose sono equilibrate. Non può esserci solo il negativo, è diviso tra adesso, che però è un tempo che finisce, e un tempo che viene dopo, che però è infinito. È meglio che voi siate abbassati per un tempo definito e poi siate alzati all'infinito. Ecco quanto è ragionevole l'amore di Gesù per il bene proprio. Quando uno ama realmente se stesso, quando, pensando alla sua vita, ne fa una gestione arguta, sapendo che tutto è diviso in un'ora, che poi è l'opposto di quanto capita dopo, se tu ora ami per te il peggio, avrai dopo eternamente il meglio. Quindi se tu hai amore proprio, non desiderare una vita positiva che abbia tutto, scegli la povertà di tutto, perfino del tuo spirito, non avere troppa stima di te, non metterti al primo posto, perché
se ti metti al primo posto in un banchetto, non ti capiti che poi venga lo sposo e ti dica, perché è arrivato uno più importante di te e non c'è più posto, se non all'ultimo posto, ti dice: amico, scusami, perdonami, ma è arrivato questo qui e io non posso metterlo all'ultimo posto. Cedigli il tuo posto. E così questo che aveva osato mettersi al primo posto finisce all'ultimo posto. Fate il contrario, mettetevi all'ultimo posto. Allora vedrà il padrone e ti dirà: oh amico, cosa fai qui all'ultimo posto? Vieni più avanti. E tutti vedranno che il padrone ha stima di te. Mentre invece se tu ti collochi al primo posto e poi ti sposta in fondo, tutti vedranno che c'è un altro che è più importante di te e che ti è toccato andare all'ultimo posto. L'amore vero è quello di chi si mette all'ultimo posto. E se ama la sua famiglia, non applica per la sua famiglia un criterio diverso da quello che applica per sé. Voi dite: come? Tu fai soffrire la tua famiglia. Ma se io capisco che è la mia sofferenza il bene per me, e ho veramente capito che la mia sofferenza è il bene per me, se mia moglie soffre per l'amore che ha per me, solo per quello, fa esperienza positiva anche lei. Io non posso considerare positiva la mia sofferenza e negativa la sofferenza di mia moglie. Se è positiva la mia, è positiva anche la sofferenza della mia consorte e della mia famiglia. E non ho paura se io coinvolgo chi mi ama. Chi mi ama non è costretto da me ad aiutarmi se io ho bisogno. Se è l'amore che spinge chi mi ama a togliersi il suo per aiutarmi, fa esperienza di vero amore, fa un'esperienza che è salutare, anche se per aiutare me impoverisce se stessa. Ecco il vero amore che io ho sperimentato, un amore che è diventato così grande e così vero che quando io ho incontrato una ragazza che in un momento terribile della mia vita aveva necessariamente bisogno di me, perché era plagiata da uno psicologo, non faceva nulla, proprio se non chiedeva parere allo strizzacervelli. Era una che era stata la prima della classe e poi, essendo ricca, per sport aveva cominciato ad andare a fare le visite, le sedute dallo psicologo, e ci provava a gusto. Lei non aveva fede, non aveva un sacerdote che in un certo senso ti tolga realmente certi peccati dalla coscienza. Chi non ha questo aiuto dalla fede si rivolge al sacerdote laico, che è, diciamo così, è il tuo psicologo, e lo devi pagare. Rischi di cadere nelle sue grinfie. Ora, la prima volta questa ragazza era finita nelle mani di uno psicologo onesto, che, fatto tutto un ciclo di osservazioni, le disse dopo un anno: abbiamo finito, lei non ha più bisogno di me. Ma lei, che ci aveva provato un gusto nell'avere finalmente chi l'aiutasse nella gestione della sua vita, si vide abbandonata, e allora ne cercò un altro. Se avesse trovato un altro onesto, avrebbe trovato un altro che si sarebbe comportato come il primo, avrebbe detto: lei non ha bisogno. Ma quest'altro, che era uno speculatore spiloscio, che usava vivere sulle spalle di chi aiutava,
e per essere essenziale metteva in crisi chi dipendeva da lui. Era un soggetto veramente nero. Io nel mio libro che scrissi lo chiamai Colle Nero, non era il suo nome, però era un'eminenza nera nei confronti di questa persona. Lei per giunta si innamorò di me, e io che avevo un momento terribile nella mia vita, vidi ancora la possibilità di aiutarla. Non pensai che questo aiuto a lei, che per darle aiuto doveva andare nei limiti di un amore che andava oltre il puro sentimento astratto e entrava nel sodo anche. Non pensai che amando di più io avrei amato di meno mia moglie. Mia moglie era talmente una cosa sola con me che il mio amore perfino per un'altra donna era per me nel senso di una vera libertà per me. Però ecco, in questo caso il comportamento di mia moglie non è stato identico, perché ha sofferto molto in un primo momento e dopo, avendo delle convinzioni diverse dalle mie e un temperamento diverso dal mio, quando lei pure si è trovata nelle stesse condizioni in cui mi sono trovato io, di una necessità, di bisogno, di amore, che ti tiri via certi momenti neri dalla testa, che ti aiuti realmente a sopravvivere e che diventa essenziale e che, guarda caso, dovrebbe dartelo la tua compagna, ma non te la dà perché il destino non vuole che sia così. È il destino che fa tutto per noi, non siamo noi. E io ho dovuto vivere l'esperienza di un amore che ha finito per andare oltre le pareti della mia famiglia. Dio mi ha tolto di mezzo il vincolo che io avevo con mia moglie. Quando sono fallito nell'88, io sono fallito in tutti i sensi possibili e immaginabili, anche come marito, come uomo, in tutti i modi, una debacle totale, assoluta. Romano Amodeo crocifisso in se stesso, in tutto quanto se stesso, in virtù di quel Cristo che attraverso Romano Amodeo andava incontro un'altra volta verso la sua croce. Voi dite, questo Dio non ti ama se ti mette in croce, e invece avete torto, perché l'amore di Dio è un amore che crocifigge, perché Dio è Padre e è Lui che ti crea le occasioni per cui tu possa crescere, e puoi crescere solo se il destino falcia continuamente il tuo prato, tanto che la tua erba non fiorisca e poi, fatto il suo ciclo, finisca. No, se tu tagli il prato, l'erba che rimane alta così butta giù radici in profondità, e la vita si difende quando la tagli. Il bene di Dio Padre è un bene di un amore che ti dà mentre ti leva. È una roba incredibile. È proprio quel padre che è in un certo senso aggressivo nei tuoi confronti e al quale devi cedere con amore, accettando quelle prove che ti impone. Perché si presenta con te come un maestro che apparentemente ti complica la vita e te la rende sempre più problematica.
ma in effetti è perché riconosce che tu sei in grado di risolvere quel problema. E più te lo dà difficile, più è il segno che sei in grado di resistere a quel problema. E se a un certo punto il problema diventa così grave che addirittura muori, è la volta che sei promosso e esci addirittura dalla scuola, non come quelle promozioni tra un anno e l'altro. Quando ti arriva la morte, ecco, hai la tua bella promozione da tutto il corso degli studi. Sei pronto per la vita vera, la quale vita vera sta nella libertà di trasformare l'apprendimento fatto a scuola in un esercizio di quello che hai appreso. Se nella scuola hai studiato l'inglese, quando esci dalla scuola lo applichi. Di conseguenza, se in questa vita noi abbiamo studiato l'amore in tutti i suoi risvolti, in positivo, in negativo, in controversie di un tipo o dell'altro, e ci siamo diplomati o laureati in amore, ecco che quando usciamo da questa scuola nel momento della morte cominciamo ad amare così come abbiamo imparato. Non più abbiamo avuto un insegnamento, trasformiamo in pratica, realizziamo liberamente l'insegnamento che abbiamo assunto lì in quella scuola dell'obbligo. Ecco, questa vita è così, è una palestra dell'amore che ti mostra un amore in tutti i suoi risvolti. Quello che ti sembra violento di un padre padrone che sembra imporsi su di te con cattiveria, ma invece è una bontà che non immagini nemmeno, perché ti rende difficile la vita, ma tu intanto fissi il valore della tua vita. È proprio quando Dio Padre ti rende problematica la vita, è proprio allora che la capisci e la apprezzi. Quando la vita è troppo facile, non la capisci nemmeno, non la apprezzi nemmeno. E se sei in una condizione del genere e ti mettono una rivoltella in mano e ti dicono: toh, facciamo la roulette russa, vediamo se sparandoti c'è un colpo che ti uccide o no, tu, non valutando per niente la tua vita, fai e giochi alla roulette russa. Non la valuti, valuta il pane, colui a cui manca il pane. Valuta l'amore, colui a cui manca l'amore. Ed ecco che Dio, che mi ha tolto mia moglie, mi ha fatto valutare l'amore di mia moglie. Io ne uscirò dalla vita pieno dell'amore per mia moglie, perché questo amore non si è consumato, anzi, tolto di mezzo, è stato proprio la volta in cui ha cominciato a diventare importante come pura idealizzazione. Se invece lo avessi vissuto realmente, Dio me lo avrebbe fatto logorare, rimpicciolire, immiserire, come tutte le cose che passano. E invece, togliendomi anche il bene della mia famiglia e restando solo, io ho avuto la grande libertà di vedere il mio amore possibile da offrire a tutti, senza più bisogno che qualcun altro dovesse patire per la mia offerta. Dio mi ha messo in un tale grado di libertà da non avere più nemmeno questi scrupoli. E questi scrupoli
io li avevo. Un giorno riposi a quel sant'uomo di Don Giussani, andai a trovarlo e gli dissi: Don, qui io sto mettendo a rischio le mie sostanze per amore del prossimo, ma nella mia famiglia mi dicono: tu che ami tanto il prossimo, e noi chi siamo? Don Giussani, fino a che punto io posso essere libero di rispondere in modo soggettivo alla chiamata di Dio, quando io non sono più un soggetto singolo perché mi sono compromesso in una famiglia? Non seppe cosa rispondermi, perché l'ideale di Gesù è: dai tutto ai poveri e seguimi. Ora, se io, per il rispetto dell'ideale di Gesù, perdevo quello che avevo e lo davo ai poveri, facevo quello che Gesù ti chiede. Don Giussani non poteva dirmi: no, non perdere, salvaguarda, perché la famiglia ha le necessità. Non avevo neanche figli, se avessi avuto forse figli, ma io guadagnavo, mia moglie guadagnava essa pure il suo stipendio e se lo gestiva per conto suo, di conseguenza non dipendeva da me. Ci eravamo messi a gestire ognuno indipendentemente e liberamente quello che guadagnava. Questo era stato il nostro accordo subito dopo che ci siamo sposati. Io sono un imprenditore, tu sei una impiegata. Io devo investire, tu devi gestire il tuo stipendio mensile. Il tuo stipendio mensile è fisso, invece gli importi che posso guadagnare io sono quello che sono grandi, piccoli. Di conseguenza io non posso, non mi sento in grado di coinvolgere il tuo mensile in questo che è la mia intrapresa. Allora io liberamente porto avanti la mia intrapresa e tu liberamente porti avanti il tuo contributo alla famiglia, e ognuno darà alla famiglia come crede. Poi, in virtù della mia intrapresa, io arricchii e lei continuò a guadagnare il suo tran tran. La ricchezza che aveva la nostra famiglia dipendeva tutta da quello che avevo portato io come valore in più. Era quello che io mettevo a repentaglio. Non ho mai toccato l'apporto di mia moglie. E di conseguenza io mi sentivo anche libero di poterlo fare per gli accordi che avevamo assunto. Ma anche questo Dio mi ha tolto di mezzo e mi ha consentito di fare esperienza di amore con 7 donne diverse. Una di queste, mia moglie. Non si è trattato sempre di amore che è andato a finire nell'aspetto fisico. Il caso più emblematico che io ho avuto nell'esperienza di amore è stata quella con una ex suora che non lo faceva più, che ammiravo, alla quale non ho mai chiesto nulla, ma era evidente il mio amore per lei. Io sentivo il legame che lei aveva assunto con Gesù e lo sentivo come una cosa mia, ma ero lì a posto mio. Lei comunque si sentiva invece assediata da questo affetto che, anche se non è aggressivo, tuttavia aggredisce con la sua violenza tacita. E per difendersi, quanto più io discretamente la amavo, tanto più lei, in maniera evidente, per farmi smettere, mi dava calci negli stinchi e da tutte le parti, affinché io non le volessi bene. Lei
che capiva il senso vero dell'amore, lo sentiva il mio e non lo sentiva come una cosa che non esercitasse su di lei un fascino, ma lei non lo voleva questo fascino. E quindi, anche se io stavo al posto mio, lei si sentiva coinvolta. Ho dovuto accettare di essere allontanato e di amare, continuare a amare chi mi ha respinto fino in fondo, facendomene di tutti i colori. Non ho cessato di amarla, né c'è mai stato alcunché tra me e lei. Era la maestra del coro in cui io cantavo, e quando in certe occasioni ci sono stati tutti che per festeggiare si sono recati dalla maestra a baciarla come un segno, l'unico che non l'ha fatto sono stato io. L'ho rispettata al massimo livello senza nemmeno sfruttare queste piccole e minime occasioni per compiere dei gesti minimi, ma che in un certo senso potessero significare qualcosa. Eppure, quanto più io ero in una condizione di una cosa così pulita, tanto più lei sentiva proprio il fascino di quella cosa pulita che lei non voleva, perché era rimasta sostanzialmente una suora, anche se aveva abbandonato il suo vestito e lo aveva fatto per ragioni di salute. Dopo 10 anni di servizio si era ammalata di anoressia e si era curata a casa sua. Poi, guarita, era rimasta a casa sua e aveva deciso che tutto sommato era meglio che continuasse a essere nei confronti di Dio stando a casa sua e non lì. Però era rimasta sostanzialmente una sposa di Cristo. Io, sentendo il Cristo in me, così vicino a lei, mi sentivo coinvolto. Non è stato un caso, È proprio per l'atteggiamento suo, per le sue nozze ideali nei confronti di Gesù Cristo, che io mi sono sentito coinvolto. È perché quel Gesù che lei aveva sposato era vivo dentro di me. Io avevo dato corpo a Cristo e Cristo era veramente vivo in me ed era colui con il quale lei si era legata. E io lo sentivo. Io ho sentito la vicinanza e la presenza di Gesù Cristo dentro di me. Ho sentito Dio in me. Non è stata una cosa, perché l'ho sentito come l'amore che avevo dentro. Mi chiamo Amor e sono stato il segno di un amor come Gesù vuole. E proprio in virtù di questo amore io non ho mai posto me stesso davanti agli altri. Mi sono posto sempre alle spalle, dietro, evitando perfino in certi casi di essere visto mentre facevo del bene. Come diceva Gesù, che la tua destra non sappia quello che fa la sinistra. Io lo aiutavo il mio prossimo, ma non standogli davanti con il mio fascino perché venisse da me. No, io mi mettevo alle sue spalle in modo che non mi vedesse nemmeno e lo spingevo. Un amore reale, concreto, che spesso ha irritato gli altri che si sono sentiti spinti, fino al punto da girarsi nei miei confronti e dirmi: oh, perché spingi? L'amore spinge. L'amore è audace. È audace e forte proprio quando sembra che è debole. L'amore è una cosa veramente
divina, perché esiste ed è vero proprio quando non sembra amore, perché è discreto, non si lascia scorgere, è tutto finalizzato al bene degli altri senza nessun tornaconto personale. Non è l'amore che conquista un altro e lo arredisce alle proprie volontà, ma un amore discreto che si mette a servizio degli altri perché facciano serenamente la loro strada senza nemmeno accorgerti di cosa stai facendo tu per loro. E questo sarà l'amore che trionferà, io mi auguro, alla fine di questo anno. Io finalmente mi auguro che il disegno di Dio in cui io sono volge per me così come è volto per Gesù Cristo. Io mi auguro che il giorno 7 di dicembre in cui io ho prenotato il volo per Gerusalemme, si trasformi in un volo celeste. Il giorno 22 in cui io dovrei ritornare dopo 14 giorni vissuti lì, mi auguro ardentemente che diventino per me quel segno straordinario in cui anche il mio seme è preso e marcisce per portare il frutto di bene che è tutta la vita che io desidero porti il frutto che Dio ha piantato in me. Mi rendo conto che perché ciò accada deve accadere un grandissimo sacrificio da parte mia, ma il sacrificio è ciò che rende veramente sacra la vita. L'amore che si sacrifica è veramente la bellezza straordinaria dell'amore, perché ne è l'aspetto più bello, più limpido, più sereno, più trionfante, anche se umanamente sembra essere solo una sconfitta, perché sono solo gli altri, coloro che sembrano star bene. Tu umanamente ti sei sacrificato. Tu ti sei sacrificato fino a essere morto. Ma è proprio questa morte che ti può portare a una vita trascendente in cui, se qui hai desiderato dar corpo a Cristo, nell'altro campo dove si realizzano tutti i sogni dell'uomo, a me toccherà di dar corpo a Cristo. Perché disse Gesù: bussate e vi sarà aperto, per come busserete. Io è tutta la vita oramai che busso all'amore, proprio quello di Cristo. È tutta la vita che ho cercato di far esistere Gesù Cristo nel mio povero personaggio. È il mio ideale sommo, e essendo questo il modo con il quale io busso all'amore, ed essendo anche l'amore il mio stesso nome, io spero proprio che tutto questo che io già vivo idealmente, alla fine di questo anno, cominci a essere una vera sorgente di amore e di bene infinito per tutti quanti voi, non per me, per tutti quanti voi, in modo che veramente la mia vita serva nel massimo modo in cui possa servire di una verità divina che è venuta sulla terra per servirvi e farvi capire che la vostra essenza
è quella di un Dio in croce nel vostro personaggio, e che la figura di Gesù è la vera espressione di Dio che è vivo e presente in mezzo a noi, perché è la verità di ognuno di noi. Gesù è il campione di quello che accade in tutti noi. C'è un Dio in tutti noi, nella croce che tocca a ciascuno. Al figlio prediletto Gesù è toccata la croce di legno. A ciascuno di noi tocca la croce del suo personaggio. È sempre Dio in croce. Dio è l'essenza profonda di ciascuno di noi. Ma noi corriamo il rischio di erigere sempre dei simulacri, di cercare il divino non nel valore supremo che abbiamo dentro, ma in un altro che sia fuori, al punto da idealizzare dei personaggi. E siamo persone positive quando idealizziamo il personaggio di Gesù, ma se lo veneriamo come una verità esterna alla nostra e non come il fondamento di ciascuno di noi, rendiamo vana la vita e la morte e la resurrezione di Gesù. Se in ciascuno di noi non c'è Dio in croce in noi e nella resurrezione che abbia da parte nostra, noi non facciamo tesoro alcuno di questo esempio che Dio ci ha dato mettendoci di fianco a noi, il primogenito, quel figlio puro che Dio ha amato sopra ogni altro figlio, il primogenito di noi, fratelli suoi. Noi una cosa sola con Lui, noi tutti figli di Dio in una cosa sola con Dio Padre, che è chi ci crea continuamente, come un padre che crei un figlio nel nostro stesso giorno, nel nostro stesso momento, se non ne facciamo tesoro di ciò. Ma perché la mia parola vi serva, bisogna che io patisca quello che devo patire alla fine di questo anno. Solo se il mio seme marcisce e muore in un modo ancora più terribile di quanto toccò a Gesù, solo allora voi, per l'amore grande che avete per il Figlio, riuscite a capire la possibilità della presenza di un amore ancora più grande verso il Padre che lo ha mandato. Un Padre che, essendosi presentato in un amore discreto, nascosto, che ha agito alle vostre spalle, spingendovi, come faccio io, non si è fatto vedere, non si è fatto capire, non lo avete voluto vedere né capire, e che ha bisogno solo che Dio intervenga dall'alto e crei le condizioni ottimali per cui finalmente lo capiate. E io, come il povero personaggio coinvolto in questo avvenimento molto più grande, infinitamente più grande del mio povero personaggio, sono quel coccio di creta che deve rompersi perché trionfi quel vaso d'oro che è Dio. Io sono l'ombra di Dio. Bisogna che mi tolga di torno. Io sono quel contenitore, quel sacco che ha in se stesso il contenuto nascosto di Dio e che deve togliersi di mezzo, come quell'isacco che doveva morire. E mi auguro
veramente di cuore, che io finalmente riesca a coronare il sogno della mia vita amandovi fino alla fine, amandovi fino alla mia morte.